a un breve inquadramento riguardo l'evoluzione della collaborazione che c'è stata nel settore fra ISPRA e il Ministero, perché questa collaborazione nasce dall'attuazione della Seveso 1, quindi al DPR 175 dell'88, dove il Ministero dell'Ambiente già si cominciò a dotare di strumenti per il censimento e il monitoraggio degli stabilimenti a rischio di incidente rilevanti, basate sulle comunicazioni trasmesse dai gestori, che allora si chiamavano i fabbricanti. Un termine piuttosto prosaico, nell'ambito degli istituti della notifica e della dichiarazione, successivamente integrate con la scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori. Ovviamente allora i tempi erano quelli che erano, quindi gli strumenti informatici a disposizione erano diversi, e dal semplice elenco in Excel utilizzato per la raccolta di informazioni si passò, in occasione dell'entrata in vigore della direttiva Seveso 2, all'utilizzo dei database relazionali sviluppati in Access e in Visual Basic. Fu proprio nella gestione e nel mantenimento di questi database che la consolidata collaborazione tra il Ministero ed ISPRA, che allora si chiamava APAT, fu estesa anche all'inventario nazionale, che andava sempre più configurandosi come un sistema informativo territoriale già da allora, seppure dedicato alle sole due autorità coinvolte. Sin dall'inizio, e nello sviluppo delle successive versioni dell'inventario, il Ministero ha avuto ben chiaro l'obiettivo di utilizzare questo sistema per potenziare e ottimizzare il flusso delle informazioni anche con le altre amministrazioni coinvolte nelle attività riguardanti il stabilimento Seveso, convinti che ciò risultasse particolarmente utile in una realtà articolata come quella italiana, con una pluralità di competenze sul territorio. Fu proprio la volontà di poter distribuire lo strumento informativo che portò all'inizio di questo decennio alla migrazione dell'inventario alla sua base dati su piattaforme web services, versione da cui sono poi naturalmente sviluppati gli strumenti che oggi verranno presentati e che sono finalizzati a dare attuazione ai nuovi obblighi introdotti dalla direttiva Seveso 3 e dal suo recepimento. In particolare, come aveva accennato La Porta, i nuovi strumenti sviluppati da ISPRA che verranno presentati sono sostanzialmente due: il servizio web per l'invio telematico delle notifiche e la Seveso Query per la messa a disposizione dei dati dell'inventario degli stabilimenti RIR. Entrambi sono tesi a fornire gli strumenti informatici utili a assolvere, tra l'altro, a quanto previsto dalla direttiva Seveso 3 in merito al potenziamento dei flussi informativi, e rappresentano inoltre un utile supporto alle attività in materia di controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assegnati sia al Ministero che a ISPRA, così come le altre autorità competenti coinvolte nel complesso sistema di gestione della Seveso. In questa sede i compiti, forse è utile riassumere i compiti relativi del Ministero e di ISPRA. Il Ministero esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni dalla Commissione europea e con gli altri Stati membri. Riceve dalle autorità competenti le informazioni sulle istruttorie dei rapporti di sicurezza, sulle ispezioni, sui piani di emergenza esterni, necessarie ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti della Commissione europea. Istituisce presso i suoi uffici il coordinamento, che questa è una novità della Seveso 3, coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale, costituito da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, dell'Interno, dei Trasporti, della Salute e tutti gli altri soggetti coinvolti nella complessa gestione della Seveso. Questa è stata un'esperienza utile mutuata dal recepimento della direttiva in materia di AIA e PPC, di autorizzazione integrata ambientale, dove opera già da qualche anno con successo un coordinamento analogo con cui si riescono a dibattere e risolvere problematiche comuni nell'ambito della realizzazione da parte delle singole autorità coinvolte. Il Ministero, diciamo, a livello nazionale, nell'ambito di questo coordinamento a livello europeo, promuove iniziative volte a favorire lo scambio di esperienze e informazioni, e nel caso di incidente rilevante dispone i gruppi ispettivi per i sopralluoghi cosiddetti MARS e per la trasmissione, nel caso di incidenti Seveso o quasi Seveso, insomma, delle apposite ispezioni per poterne riferire alla Commissione europea. Poi ha facoltà, in determinate condizioni, di chiedere riesame del rapporto di sicurezza al gestore.
può chiedere lo svolgimento di ispezioni straordinarie, cioè in passato fino alla serie SO3 disponevamo direttamente le ispezioni al rapporto di sicurezza, delle ispezioni sulle verifiche degli impianti soggetti a SEVESO, principalmente quelli a maggior rischio. Adesso invece questa competenza è passata esclusivamente alle regioni e al Dipartimento di Vigilanza del Fuoco, e però resta in capo al Ministero la possibilità di chiedere ai soggetti competenti di svolgere queste, di svolgere le ispezioni. Oltre a ciò il Ministero valuta, avvalendosi del supporto di ISPRA e degli altri organi tecnici, le proposte di valutazione di pericolosità delle sostanze ai fini della deroga alla soggettabilità presentata dai gestori, provvede all'aggiornamento degli allegati e definisce con i ministeri concertanti i regolamenti attuativi di propria competenza. ISPRA, dal canto suo, in questa collaborazione che ripeto è ultradecennale, riceve le notifiche, in questo momento con la SEVESO 3, presentate dai gestori, in effettua la verifica ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi del Ministero verso la Commissione, riceve gli atti adottati dal CNR, a seguito della valutazione dei rapporti di sicurezza, riceve i piani di emergenza esterna, predispone e aggiorna l'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, collabora col Ministero dell'Interno per la predisposizione del piano nazionale delle ispezioni, supporta il Ministero per la valutazione delle istanze di valutazione di pericolosità delle sostanze e supporta e partecipa al coordinamento di cui parlavamo prima, al coordinamento di cui è segreteria tecnica. E proprio per assolvere ai compiti informativi disposti da ultimo dal decreto 105 di recepimento della SEVESO 3, nel rispetto della direttiva, sono stati elaborati, devo dire a tempi di record, nonostante la difficoltà, ad onore di ISPRA, come diceva Laporta, anche interiorizzando il supporto senza rivolgersi al supporto esterno, quindi rendo plauso a ISPRA di aver fatto velocemente bene un qualcosa che oggettivamente era difficile, due strumenti informatici finalizzati a facilitare l'assolvimento dell'obbligo di invio della notifica da parte dei gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la raccolta e condivisione delle relative informazioni. Come verrà illustrato ovviamente a livello tecnico nel dettaglio, il primo è il SEVESO 3, sistema SEVESO 3.0, il sistema di comunicazione e notifiche, che dà attuazione all'articolo 13 del decreto 105, che ha introdotto la previsione innovativa di un servizio telematico per l'invio della notifica delle ulteriori informazioni contenute nel modulo di quello allegato 5 da parte dei gestori dei stabilimenti VIR alle amministrazioni pubbliche. Il servizio renderà possibile, perché sta partendo adesso, al singolo gestore, previo accreditamento, la compilazione online della notifica con i dati richiesti nel relativo modulo contenuto nell'allegato 5 al decreto 105 e l'invio automatico ai destinatari via posta elettronica certificata PEC con firma digitale. Le notifiche predisposte dai gestori tramite il servizio online sono recapitate direttamente dall'applicativo web agli indirizzi PEC delle amministrazioni indicate dai gestori alla sezione D1 del modulo dell'allegato 5. Il sistema fornisce inoltre alcuni algoritmi di ausilio al gestore per la verifica delle informazioni inserite. Il sistema, e questo è importante, al partire dal 1 giugno diventerà il tramite esclusivo per l'invio delle notifiche da parte dei gestori. Questo strumento, che il Ministero e ISPRA propongono con l'obiettivo di facilitare ai gestori la compilazione delle notifiche, migliorare la qualità dei dati e agevolare l'acquisizione da parte dell'amministrazione, in questo momento è sottoposto alla prima concreta verifica, la verifica sul campo, vista la scadenza del 31 maggio, questo è importante, il 31 maggio è la scadenza dell'invio delle notifiche agli stabilimenti della ex 334. Il secondo applicativo è la SEVESO Query, che risponde all'esigenza di condividere con gli utenti interessati in tempo reale le informazioni presenti nell'inventario, interagendo con la banca dati e richiedendo informazioni specifiche per tipologia di argomento o effettuando delle ricerche avanzate, mirate, fornendo indicazioni sulla localizzazione degli stabilimenti, delle attività condotte, delle sostanze detenute, eccetera. Lo strumento SEVESO Query potrà essere perfezionato successivamente in base alle esigenze manifestate dagli utenti. Il Ministero invia a breve alle amministrazioni centrali, territoriali e locali, nonché agli organi tecnici coinvolti, la richiesta di indicazione di un referente per l'accreditamento al servizio. Si tratta di una prima risposta
alle esigenze informative in ambito SEVESO. Tramite questo ulteriori strumenti si potrà in futuro fornire supporto alle strutture comunali impegnate nella divulgazione dell'informazione al pubblico, interagire con le altre banche dati, come quelle regionali, fornire dati regionali e informativi tratti dall'inventario al pubblico interessato. A questo aggiungo che il Ministero si sta dotando di un sistema, nell'ambito degli obblighi tra l'altro che derivano dalla legge, di un sistema di versamento online delle tariffe, che riguarderà sia l'autorizzazione integrata ambientale sia la SEVESO, verrà perfezionato nei prossimi giorni, penso, se non da giugno comunque a breve, con cui con le modalità ormai diffuse del carrello elettronico, quindi come si compra su Amazon, si potrà effettuare il pagamento o tramite bonifico bancario diretto, perché ci sarà un collegamento direttamente al sistema bancario, o tramite carta di credito. Ciò consentirà tra l'altro in collegamento diretto del sistema di pagamento informatico, stiamo lavorando anche per collegarlo direttamente a questi due applicativi, in modo che senza produzione di quietanza il sistema di pagamento elettronico comunichi direttamente l'avvenuto pagamento all'altro applicativo, senza che il gestore abbia poi l'onere di produrre altra documentazione. Concludo brevemente in questo mio brevissimo intervento introduttivo evidenziandovi come la presenza nell'evento odierno delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categorie interessate e di alcuni gestori debba e possa essere un momento di confronto per il miglioramento dei sistemi. Invito pertanto, a valle della presentazione tecnica, a fornire ogni elemento e osservazione che certamente potranno costituire la base per il miglioramento dei servizi telematici che sono oggi presentati. Un augurio a tutti. Ringrazio il dottor Lopresti dell'intervento, lo ringrazio in particolare per l'apprezzamento che ha inteso rivolgere al lavoro ISPRA. Ci tengo a dire che però è stato possibile anche in virtù del confronto, diciamo sempre franco ma costruttivo, che c'è stato, ed è un caso in cui dovrebbe essere sempre così, ma forse non lo so se lo è. Il Ministero ha fatto il Ministero e l'organo tecnico ha fatto l'organo tecnico, insomma, quindi siamo molto soddisfatti.